Finalmente il tricolore tornerà in una competizione che conta. Siamo ufficialmente agli europei 2020. Mancano 2 minuti alla fine di Italia-Grecia, 2-0, partita in ghiaccio, siamo agli europei. Ciao a tutti amici dagli avariati, finalmente una liberazione. Dopo la scandalosa non partecipazione ai mondiali del 2018, torniamo nelle competizioni, quelle che creano entusiasmo, creano emozione, creano attesa. Pensa che bello adesso aspettare i sorteggi dei gruppi. Intanto attacca la Grecia, c'è libera la difesa italiana. Aspettare i sorteggi, aspettare quell'emozione dell'esordio, quell'adrenalina che veramente solo gli europei e soprattutto i mondiali riescono a dare per le nazionali. Bello, bello, un'Italia che oggi ha sofferto un po' perché la Grecia si è chiusa tutta dietro, era impossibile passare. Siamo riusciti nel secondo tempo grazie a un rigore di Jorginho per un fallo di mano su un tiro diretto verso la porta. Jorginho ha spiazzato come al solito il portiere e poi un tiro di Bernardeschi dal limite deviato che ha un po' preso in controtempo il portiere che non è riuscito a intervenire. Siamo finalmente agli europei, tutte vittorie, un'Italia veramente bella, incredibile, dopo veramente quella sventura sulla panchina di nome Ventura, siamo riusciti a trovare un tecnico che ha cominciato a far giocare bene l'Italia con tanta qualità, con tanto cinismo anche, perché non sempre abbiamo giocato in maniera assurda, però sempre concentrati, sempre sul pezzo, quando c'è da sbloccarla siamo pronti. Mancano adesso 20 secondi all'ufficialità. L'Armenia stava pareggiando in Liechtenstein, quindi dovremmo anche essere certi del primo posto, ma ufficialmente siamo qualificati agli europei 2020. Mancano veramente pochi secondi, l'Italia sta facendo un po' di melina in attesa del triplice fischio che arriva adesso. Arriva adesso, quindi Italia-Grecia 2-0, una Italia ancora oggi convincente, 0 gol subiti, solamente un'occasione subita verso il 75esimo, però per fortuna la Grecia ha sbagliato un tiro alto da buona posizione. Finalmente questo tricolore sarà di nuovo a una competizione che conta, dove meritiamo, perché l'Italia merita di poter giocare in queste manifestazioni e ce lo meritiamo anche noi che siamo sempre dietro a questa nazionale che ci ha fatto soffrire negli ultimi anni. Però ora ci siamo, Europeo 2020, partita inaugurale a Roma, europeo itinerante in più paesi europei, bello, bella cornice di pubblico oggi allo Stadio Olimpico, questa nazionale in maglia verde, che non ci è piaciuta molto, però la vedremo presto in maglia azzurra e con l'adrenalina di quelle partite del girone e speriamo anche dell'eliminazione diretta che solo queste competizioni europee e mondiali riescono a darci. Quindi grazie Italia, forza Azzurri, ci vediamo presto all'Europeo e gli avariati ci vediamo prestissimo quotidianamente. Ciao amici e forza Italia!